Allora, diciamo della foto che è stata scelta per il Frank Ball, Alessandro, parlami della scelta che hai fatto tu e del fatto appunto che il fatto che sia andato il Frank Ball con Pino con la chitarra, per te, essendo Pino un chitarrista, è un motivo di soddisfazione e penso anche di orgoglio. Perfetto. Dirlo. Vabbè, la scelta della foto è venuta insomma da parte di Poste Italiane, noi non abbiamo fatto altro che magari offrire a Poste Italiane una rosa di vari scatti, però devo dire che sono anche soddisfatto della scelta finale, perché insomma era, diciamo, l'unica desiderata della famiglia era quello che Pino apparisse con la chitarra in mano, perché Pino è chitarrista, io continuo ad usare il presente perché Pino c'è, Pino è chitarrista, e quindi insomma sono molto contento che sia stata scelta questa foto. Pino scriveva lettere, riceveva lettere dai fan, suppongo c'era un po' di corrispondenza, suppongo che ricevesse parecchie lettere dai fan, rispondeva, come interagiva? Beh, sicuramente sì, no, i primi anni c'era molto cartaceo, insomma gli anni 80 diciamo, c'era molto cartaceo da parte dei fan, insomma, che anche lasciavano le lettere per Pino davanti allo studio, poi ovviamente con l'avvento di internet e i siti siamo passati alle mail. I primi tempi con mio padre ci mettavamo a rispondere, però insomma c'è tanto tempo a dedicare, quindi comunque le mail erano tante, però era anche il metodo forse più veloce di condividere con i suoi fan, con i suoi seguaci, e anche di poter rispondere alle loro domande, alle loro curiosità. Quindi sì, poi mio padre purtroppo, non vedendo bene, che aveva un problema di vista, non riusciva a scrivere costantemente, insomma, però era uno a cui piaceva contatto con la carta. Senti, diciamo, sembra un po' scontato, però è comunque l'ennesimo motivo di soddisfazione, penso anche un modo per una memoria che non sia affievolita, penso neanche di un millesimo, però ecco, anche il francobollo era qualcosa che mancava ed è un valore forse anche istituzionale, no? Sì, sicuramente sì, il francobollo è un grande valore istituzionale che riempie di orgoglio ovviamente tutta la famiglia di questo grande riconoscimento. Che poi è un riconoscimento che resta nel tempo, e insomma è un po' anche quello che stiamo cercando di fare con la fondazione, con il Pino Mania Trastorius, cerchiamo sempre di creare documenti, insomma di lavorare sulla sua memoria, su artisti, insomma come figura, come identità, proprio artistica e culturale, e siamo contenti insomma di questo riconoscimento e ripeto anche dell'immagine che è stata utilizzata nel Francobollo, perché è un Pino attuale, quindi infatti la foto da cui poi è stato realizzato il ritratto è stata scattata nell'ultimo concerto proprio che abbiamo realizzato a Milano al Forum di Assago, quindi anche come significato quello scatto lì è particolarmente, insomma, teniamo particolarmente a cuore. Brevi saluti, uno di Roberto Panucci, che è il fotografo dell'immagine del francobollo, che è qui in sala. Grazie. Diciamo subito che sono molto schivo. Lo so, però solo un saluto, perché non potevamo non approfittare della tua presenza, anche perché hai captato l'immagine. Grazie. Salve a tutti, io dico solo che sono molto come Alessandro, siamo sulla stessa linea, perciò per me è molto difficile stare qui, ma la cosa più importante è che sono molto emozionato a avere contribuito a lasciare un piccolo, nel mio piccolo, un ricordo dell'immenso Pino. Perciò mi fermo qui. Grazie. Allora, siamo felici e ringraziamo Poste Italiane di concludere un mese di settembre che è stato dedicato all'alta cultura, alla memoria della cultura, con la presentazione del francobollo dedicato a Pino. Come molti di voi sanno, il Museo della Pace ospita la sezione Pino Daniele Alive, fatta dal Pino Daniele Trust e da Alessandro. Pino proprio 5 anni fa venne qui al museo per gli ultimi accordi e mai si sarebbe immaginato che un giorno avessimo presentato in questa stanza un francobollo, perché lui odiava le commemorazioni. E però abbiamo voluto sottolineare l'importanza della memoria. Viviamo in un mondo di terzo ordine, dove tutto viene bruciato, tutto viene consumato, e soprattutto i giovani
vivono in un momento buio della loro e della nostra storia. Non sono più automaticamente costruttori del positivo, dobbiamo aiutarli a ridiventare cacciatori del positivo, come restituendo loro la gioia della memoria. E quindi anche un francobollo che ricorda un grande musicista, un grande protagonista di questa città, è utile per far sì che i giovani che magari lo hanno conosciuto solo per sentir dire dai loro genitori possano ricomprendere l'associazione tra memoria e culture e diventare cacciatori del positivo, capaci di trasformare quell'amore per il potere che sta infettando tutti gli angoli della società civile, culturale e religiosa nell'indispensabile potere dell'amore, che significa vivere con un sistema di valori e con un sistema di competenze il più possibile lontano da quegli arnesi infernali che sono i nuovi strumenti di comunicazione che stanno ammazzando noi tutti. Questo francobollo quindi per noi è un simbolo che conclude un percorso, ma che ne apre un altro, quello della rivalutazione e riqualificazione delle periferie nell'ambito di un progetto internazionale alle città del dialogo che stiamo facendo con il professor Pica Ciamarra, membro della nostra fondazione e presidente dell'Accademia del Mediterraneo, che ringrazio per essere qui. Per cui questo francobollo rappresenta il pass per poter rafforzare il ruolo della memoria e rafforzare il ruolo dell'identità in un sistema globale che non va disconosciuto, ma a patto che, come un grande arcobaleno, valorizzi le diverse identità. E ora, per presentare il francobollo, do la parola al dottor Enrico Menegazzo, responsabile commerciale filateria di Poste Italiane. Grazie mille per essere intervenuto. Intanto un saluto caloroso a tutti, grazie tantissimo professore Capasso anche per le sue parole che hanno fatto, in realtà hanno già presentato da sole, no? Molto proprio il francobollo, cioè cosa esprime un francobollo. Grazie anche al professore Cialò perché ha fatto un meraviglioso testo sul bollettino informativo, che è quel documento che diciamo completa, no? Il racconto del francobollo. Con grandissima, visto che lei è maestro in questo, essendo professore quindi di scuola di musica, quindi ha dato proprio una valenza a ciò che ha fatto appunto Pino Daniele. Oggi il Ministero dello Sviluppo Economico emette questo francobollo, in realtà sono più di uno, sono tre, uno è dedicato a Pino Daniele, uno è dedicato a Lucio Dalla, uno è dedicato a Giorgio Gaber. Dovevano essere in origine cinque, e poi per problemi di tipo di liberatori eccetera sono stati fatti solamente tre, però la logica era proprio quella che diceva il professor Capasso, cioè la logica è quella di restituire proprio anche le nuove generazioni quel filo rosso della memoria che spesso si perde e che ci consente poi di unire quei buchi di memoria che possiamo sentire e cosa possiamo trasmettere poi alle nostre future generazioni. Quindi che cos'è oggi un francobollo? Che valore ha un francobollo oggi in un mondo dove si scrive meno, si spedisce meno, si colleziona anche meno, perché essendoci meno esemplari in giro attraverso le spedizioni e le corrispondenze si colleziona anche di meno. Ebbene, il francobollo è un piccolo quadratino di carta che in realtà è un po' come, mi verrebbe da dire, un po' la porta dell'armadio di Narnia, dà su un mondo immaginifico, dà su un mondo che ci permette di recuperare tutta quella che è la memoria, quei pezzi, anche quei buchi di memoria che ci consentono di guardare anche al futuro traendo in conoscenza dal passato. E quindi oggi i francobolli appartengono, quelli che messi oggi, ovviamente all'eccellenza italiana dello spettacolo, quindi è un tributo, un grande riconoscimento a un grande autore e prima di tutto un grande musicista, qui abbiamo l'onore di essere vicino anche al figlio, che gli assomiglia moltissimo peraltro, e penso tu abbia grande orgoglio di girare per Napoli con questo nome, perché è stato un grandissimo, non solo poeta, cantante, ma un grandissimo musicista, quindi prima la musica e insieme anche il testo, come ci ha spiegato anche giustamente il professor Chalot. E un po' c'è un parallelismo fra il francobollo che racconta qualche cosa e Pino Daniele, che ha raccontato Napoli, ma non solo Napoli, tutto un mondo legato, no, alle città di mare, al Mediterraneo, oggi visto che siamo nella sede della Fondazione Mediterraneo.
Io ho abitato a Napoli 2 anni, a pochi metri da qui proprio, lungomare, e io imparavo, ho conosciuto Napoli proprio attraverso le canzoni di Pino Daniele. E mi piace ricordare anche una canzone che mi piace tantissimo, che è Lettere dal cuore, no? Di questa canzone che, guarda caso, parla di lettere, no? Parla di lettere, parla di ciò che il nostro cuore può srotolare lungo un foglio di carta attraverso una penna. E come diceva anche il professor Capasso, quello rimane, il mondo dei social, la comunicazione social, la comunicazione veloci invece non rimangono. Sono francobolli emessi in 800.000 esemplari, quindi 800 per Gabriel, 800 per Pino Daniele e 800.000 esemplari per Dalla. È una tiratura che consente anche di avere un importante valore filatelico collezionistico per chi l'avrà. Oltre a francobollo, naturalmente, c'è anche questo prodotto editoriale che si chiama Folder, quindi una cartellina che contiene, come avete visto, il francobollo, la busta primo giorno e la cartolina obliterata, che è quello che facciamo vedere in diretta, grazie professore, è molto bello. Fa seguito a un altro folder che Poste Italiane ha realizzato l'anno scorso in occasione del concerto Pino E allo Stadio San Paolo di Napoli, ma naturalmente questo è il primo francobollo che esce dedicato, che il Ministero dello Sviluppo Economico dedica a Pino Daniele. L'anno scorso sarà stato fatto un folder in occasione di questo evento, ma non c'era il francobollo dedicato. Quindi oggi è un giorno molto importante anche per questo motivo. E interessante anche un po', se guardiamo gli altri due francobolli che escono oggi, Dalla due colori e Gaber ne ha 4, e i colori utilizzati per Pino Daniele sono 5, no? E quindi anche questo diamo ancora anche Napoli mille colori, vediamo anche lì un parallelismo, diamo un contributo anche noi, anche il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha ovviamente stampato il francobollo. E quindi abbiamo detto 800.000 esemplari, 45 per foglio, e viaggeranno da oggi, poi avremo il momento dell'annullo, quindi un po' il battesimo del francobollo, che da oggi potrà girare per tutta Italia, perché no, anche per tutto il mondo, e fare portare all'Italia, al mondo, alle future generazioni ancora il valore del francobollo, di ciò che si porta dietro, ma anche contemporaneamente i valori che Pino Daniele ha saputo raccontare e veicolare tramite le sue meravigliose musiche e canzoni. Grazie mille. Grazie mille. Ed ora, per sottolineare l'importanza della memoria nelle città del dialogo, do la parola al professor Massimo Micaciamata. Sono abbastanza impreparato e imprevisto. Sì, il problema della città del dialogo è un'iniziativa che è presa dalla Fondazione Mediterraneo, se ben ricordo, 2 anni fa, e con delle manifestazioni che sono state fatte qui all'interno della Fondazione e che poi con una piccola rivista internazionale, Le Carre Bleue, alla quale abbiamo dedicato un numero raccontando il senso della città del dialogo, città del dialogo, quello dei rapporti, il sistema della comunicazione e dei legami, questo era il concetto. Adesso c'è un'iniziativa che sarà lanciata qui, se posso, l'11 dicembre, la Fondazione Mediterraneo lancia un concorso internazionale per un premio internazionale per realizzazioni o progetti approvati all'interno del paese del Mediterraneo. Io ho definito questa iniziativa un'agopuntura più che un premio. Nel senso, di premi di architettura ce ne sono infiniti, non servono, normalmente servono per, come dire, per dare qualità a chi li dà, che si dice che poi io ho dato un premio a Daniele e quindi sono diventato una struttura importante. No, in questo caso questa iniziativa tende a premiare, cioè a sollecitare dei legami, degli interventi che rappresentino un legame, che aiutino alla formazione di luoghi di socializzazione, che aiutino al problema della città come punto di incontro. C'è il prossimo numero, tu visto che sto parlando un coro di Stato, c'è il prossimo numero del Carré Bleu che lancerà questa cosa, che esce appunto a dicembre,
nel quale abbiamo avuto l'occasione di riprendere un'altra iniziativa che è stata presentata proprio qui in questa sala, di, che era nel colloquio Italia-Cina, in cui uno dei relatori ha raccontato, e poi l'ho scoperto studiando la cosa, che non è affatto un sogno, ma è una situazione sulla quale c'è un impegno dell'Enea, sta lavorando su questa direzione, su un cosiddetto ponte tra la Tunisia e la Sicilia. Ma questo ponte poi è un pezzetto di queste grandi linee che poi anche i cinesi hanno interesse a portare avanti, eccetera, per la via della seta al sud. Questo ponte si lega, raggiunge la Sicilia con tre isole, simili a quello che sta, lega adesso la Danimarca con la Svezia, poi prosegue attraverso la Sicilia, piglia il ponte, lo stretto, quello di cui parliamo credo ormai da 50 anni, 60 o giù di lì, poi continua attraverso l'Italia, Brindisi, Valona e così via camminando, con il grande senso di far diventare, diciamo, il Mediterraneo e anche l'Italia del Sud una zona di attraversamento. La ricchezza e la forza del nostro paese è stata quella sempre di essere un pontile messo in mezzo al Mediterraneo, per cui noi abbiamo ricchezza e diversità, abbiamo tante cose, che abbiamo il maggior numero per esempio di monumenti UNESCO, perché come sapete l'UNESCO ha premiato più dell'80% dei luoghi considerati patrimonio umanità sono artificiali, non sono naturali. Allora, questa condizione e cerca di rideterminare, è una cosa a 30 anni, a 40 anni, cioè nel futuro, non c'è dubbio, però cerca di determinare una condizione di legame fra i popoli, legame fra le persone, nelle città e nella trasformazione dei territori. Allora in questo messaggio, che è un messaggio di dialogo, di pace, eccetera, la Fondazione Mediterraneo si è impegnata e noi lanceremo questo premio che non è occasionale, è biennale, quindi ecco che è un'agopuntura, serve a stimolare all'interno di territori non tanto bellezze di edifici singoli quanto relazioni fra le cose, dialogo fra le persone, quindi il senso vero del vivere, che poi è lo scopo dell'architettura. Grazie. Grazie professor Cicciolo. E ora con Alessandro stiamo proprio, come dicevo prima, dando attenzione ai giovani per far comprendere l'importanza non solo di più, ma l'importanza di un'educazione alla musica, eccetera. E questa sera abbiamo qui con noi una folta delegazione del Liceo Urbano di San Giorgio a Cremano. Vorrei che la preside Maria Rosaria De Luca desse un breve indirizzo di saluto. Che siano i primi alunni a visitare questa fondazione, non proprio, però forse i primi a voler realizzare qualcosa che sia più stabilmente strutturato, in virtù anche di quello che fate, chiaramente. Noi abbiamo accolto questo invito con molto piacere, perché pensiamo di riuscire a realizzare delle cose insieme. I ragazzi nostri sono dei ragazzi molto votati all'accoglienza, alla convivenza e quindi alla tolleranza. Forse riusciremo a realizzare qualcosa di serio, perché loro sono molto seri, sono i nostri alunni, chiaramente. Grazie, un applauso agli ragazzi. Ed ora Pasquale Chalot. Un applauso a Pasquale. E troppo, grazie. Innanzitutto devo dire che voglio ringraziare Alessandro, perché è grazie a lui che io ho potuto fare questo intervento, e quindi lo ringrazio per la fiducia che ho avuto, diciamo, nel sollecitare un mio intervento. Molto difficile, perché capirete, insomma, parlare di questo mito della musica oramai internazionale in una cartella e mezzo è molto difficile, quindi il rischio è o che diventa una cosa troppo costipata oppure che troppo specialistica. Ci ho provato, spero di esserci riuscito, poi lo leggerete. Brevemente vorrei collegarmi un po' ai temi di questo, del nostro incontro di stasera. Beh, memoria, utilizzo un po' anche le cose, memoria, beh, secondo me quando io vedo
questo francobollo subito, diciamo, questo per me è un francobollo sonoro, suona da solo, come già comincia ad ascoltare, quindi si entra in empatia con queste immagini e si cominciano ad avere dei percorsi. E sono dei percorsi di memoria, sia quelli personali, quelli che noi sono legati al nostro vissuto, ma anche i percorsi di Pino Daniele. Pino Daniele è un grande mediatore della memoria, è stato capace di rapportare nella propria musica un passato, naturalmente rimodernandolo, quindi da grande, diciamo, esploratore anche rivoluzionario, e invece poi di guardare molto più in avanti, appunto tale che noi oggi ancora continuiamo. Quindi memoria è un termine che secondo me è molto forte. Un secondo termine è Mediterraneo, siamo qui in un posto in cui è il simbolo, e credo che sicuramente Pino Daniele è stato il più grosso esploratore, diciamo, della musica del Mediterraneo. In questo breve scritto io scrivo che appunto ascoltare le sue musiche mi dà l'idea di esplorare un atlante sonoro del Mediterraneo, dove non c'è luogo in cui non ha vissuto, non ha attraversato, e l'ha attraversato, diciamo, da, come lui avrebbe detto, insomma, da Lazzarone, ma anche invece direi proprio da studioso eretico, cioè una persona che è capace di andare nei posti e prendere quello che gli serviva per un progetto comunicativo di ampio respiro. Quindi Lazzarone latino, ma anche direi proprio una forza eretica. Per me l'apprendista eretica è l'autodidatta, la persona che non ha pregiudizi, ma è soltanto, diciamo, pilotato dalla propria curiosità, una curiosità reale che lui mette in atto attraverso la sua antenna, ma sostanzialmente attraverso uno strumento, la chitarra, o diciamo meglio le chitarre. Per Daniele le chitarre sono, come dire, lo strumento adattivo di esplorazione del mondo in cui si è trovato, e l'ha esplorato in tutti i modi possibili e immaginabili. In questo senso abbiamo i ragazzi di una scuola, io insegno al conservatorio, vi posso garantire che almeno il 40% degli studenti che scrivono a chitarra classica sono partiti dall'ascolto dei brani di Pino Daniele, mano a mano poi prima a trovare gli accordi, poi a mettere le mani sulla chitarra e poi a decidere di diventare dei professionisti. Quindi in questo senso che Daniele ha un, secondo me, ha un impatto con la didattica che è enorme, enorme sia perché è stata la formazione di lunghe generazioni, sia perché questa sua musica è una musica che sempre allude a un qualcosa che è qui, ma che è anche al di là. La memoria significa anche conservazione, quindi diciamo probabilmente Pino Daniele è un autore che va preservato, no? Come una reliquia, va anche conservato. Per me la parola conservazione non ha nulla di statico, ma è qualcosa di dinamico. Cioè, per me conservare significa giovani, ascoltatelo e poi l'ho cantata alla vostra maniera. Cioè, il problema è proprio quello di acquisire, diciamo, un grande repertorio. È un gesto sonoro veramente senza confine quello di Pino Daniele. Quindi i ragazzi devono ascoltare e lo devono poi fare proprio. Questa figura che è di fronte, diciamo, io così la definisco, che c'ha da un lato appunto il baricentro nella storia delle culture del Mediterraneo, nei suoni delle litanie, delle processioni, dei vicoli, il riverbero di queste strade, e poi c'ha questo sguardo che è sempre prospettico, ed è lui al bordo del suo ferribot, non si ferma mai, gira sempre fino a che a un certo punto guarda, ma diciamo è un giro continuo. Questo secondo me è la forza di questo grande artista, ed è questo anche i valori umani, culturali, ricadute didattiche e direi proprio antropologiche di questo grande mito della musica napoletana. Grande esploratore, un rivoluzionario non violento. Ed è vero che esistono le separazioni, guardate che Pino Daniele è l'unico autore degli ultimi anni che aggrega e non disgrega. Se non qualsiasi altro cantante, forse soltanto per certi aspetti Carosone, ma Daniele è stato capace di mettere in dialogo persone dalle stazioni più diverse, dai quartieri popolari a quelli della borghesia, dai posti più, come dire, anche più poveri a quelli dell'elite, perché si ascoltava questa sua capacità aggregante, di memoria, di riunire e non di separare. Grazie. Grazie a Pasquale, e un grazie soprattutto a Cristina Daniele, Alessandro Daniele, Carmine Daniele, che ci seguono sin dall'inizio e che ci hanno accompagnato in questa avventura di memoria, ma che non è memoria sterile, è memoria attiva per i giovani. Qualche settimana fa con docenti dei conservatori è stata una gioia poter vedere la decomposizione dei brani di Pino
isolando le varie chitarre, isolando le varie voci, eccetera, e scoprire per esempio che in quanto a un certo punto c'era un coro, c'era una tromba che non si ascolta nell'insieme, ma è stata una gioia perché si è entrata proprio un meccanismo di comprensione della grandezza di questo musicista, ma anche della grandezza della musica che è uno strumento universale. Quindi conclude Alessandro. Fate voi che comunque non sono portato a parlare in pubblico, insomma mi imbarazzo parecchio, però l'unica, cioè, concludo dicendo che ovviamente è un grande onore, no? per tutta la famiglia questo riconoscimento di Poste, è inevitabile che sia un grande onore e mi fa piacere, vuol dire, abbiamo sentito parlare di cultura e di, quindi non è solo un riconoscimento a quella che è l'opera artistica, ma anche alla fine a quelli che sono i valori intrinseci dell'opera di Pino. Quindi questa cosa mi fa molto piacere che venga riconosciuta, perché è quello per cui insomma tutte le mattine io, mia sorella, insomma un team di persone che a Pino ci svegliamo la mattina e lavoriamo con la Fondazione Pino Niedrastollus per mantenere vivo il ricordo e soprattutto anche per i voi giovani ragazzi, insomma, che magari alcuni conoscono il nome ma non conoscono magari in fondo le opere e i valori intrinseci delle sue opere, e quindi insomma cerchiamo di fare questo, di essere presenti. Grazie, ed ora possiamo procedere all'annullo in anteprima del francobollo. Allora, mi dica lei come procede. Se mi permette, professore, allora due note, proprio un minuto tecniche. Il francobollo è un francobollo tariffa B, quindi equivale all'importo di 1,10 euro, e quindi diciamo fa riferimento al primo porto di spedizione entro 20 grammi per il territorio nazionale. E ecco, cosa facciamo adesso? Questo sostanzialmente è un momento di celebrazione formale in cui battezziamo in qualche modo il francobollo. Lo facciamo attraverso un piastrino, un timbro, che ovviamente marcherà il francobollo, che lo vediamo in quell'altro schermo, se vi girate un attimo vedete, sulla destra, o possiamo guardare anche qui, non so se riusciamo a farlo vedere anche in questo... No. Lo vediamo lì nella cosa. E questi sono prodotti in due esemplari solamente. Uno viene lasciato allo spazio Filatelia, in questo caso di Napoli, qui c'è la direttrice Maria Grazia Paris, e diciamo in occasione per essere utilizzato nei prossimi giorni. Poi in realtà questo viene ritirato e distrutto. L'altro esemplare verrà conservato per sempre al Museo Storico Postale presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, e sostanzialmente rimarrà a futura memoria di questa giornata. Quindi è un momento celebrativo importante. Adesso io timbrerei appunto la prima cartolina, chiedendo per cortesia ovviamente ad Alessandro, figlio, prego, di mettere la mano sopra senza spingere ancora. Prego professor Capasso, e prego anche, vorrei anche il professor Chalò, per cortesia, che è importante, visto contributo determinante è dato per il bollettino. Allora, andiamo a celebrare e quindi a timbrare, ad annullare il francobollo dedicato a Pino Daniele, Napoli, 2 ottobre 2019, 1, 2, 3, via! Magari così mi fa piacere, visto che la prima è quella ufficiale, donare al figlio, prego. Grazie. Adesso timbreremo anche, prego, facciamo una fotografia, sì, timbreremo anche le altre due. Che mi onoro di omaggiare ovviamente al professor Capasso e al professor Chalò. Grazie. Prego. Vengo di là. Vieni qua, sì, facciamo una fotografia. Guardare lì, gentilmente. Quindi il significato di questo inserimento di Pino Daniele tra le eccellenze dello spettacolo, sì, e abbiamo parlato di memoria, quanto conta un francobollo in giorni nostri, un artista così importante. Beh, innanzitutto
per Napoli, per l'Italia, per la cultura musicale italiana. Pino Daniele ha rappresentato, è stato un caposaldo, è stato un innovatore, uno sperimentatore, e all'interno di questi grandi autori il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto oggi omaggiare, no, con questa triplice missione dedicata all'eccellenza italiana dello spettacolo, mettendo tre francobolli, uno dedicato a Gaber, un altro a Lucio Dalla e ovviamente il terzo, oggi il più importante che stiamo festeggiando oggi, è quello dedicato a Pino Daniele. Il francobollo è importante, l'emissione del francobollo è fondamentale perché conferisce, attribuisce un valore significativo, no, riconosciuto a livello di Ministero e di Stato rispetto a un personaggio in questo caso che è stato innovatore, custode di valori e anche promulgatore di valori importantissimi che noi, ma soprattutto le future generazioni a cui potranno attingere, e diventa uno strumento di comunicazione ma soprattutto di cultura e di comunicazione. Tantissimi giovani, quindi, cioè, anche il francobollo può essere un mezzo magari analogico, però comunque di trasmissione di memoria e di cultura. Sì, diciamo che ovviamente oggi la comunicazione passa soprattutto tramite i canali social, tramite, diciamo, strumenti meno analogici. È altrettanto vero che però questi ultimi completano sostanzialmente la comunicazione, e un giovane attraverso questi strumenti può scoprire dei mondi che forse non conosce o non conosceva, o di cui ha sentito parlare dai genitori o magari anche dai nonni, e da questo imparare molto e anche trovare degli strumenti che consentano di leggere meglio poi ciò che accade a loro adesso e anche nel futuro. Grazie. Giovani, sono troppo giovani. Troppo giovani, ma in braccia, non riusciva a leggere con la musica, a scrivere, quindi guarda, già ascoltava i dischi e cercava, è stato un autodidatta, e poi cercavo di studiare come... Ed è da un suo stile, dell'idea di fare la cosa del mondo. Libro sulla filosofia che nasce a Napoli, lui è un grande filosofo e tutta questa prima te lo procuro, te lo mando. Molti contatti tra di loro, no? Chiaramente su scale particolari.
Ramazzotti locale. E qua sono al momento di lavoro di questo disco che si chiama Lumina. Dimmi quando, quando, dove sarò tu io? E infatti era perfetta per mio padre, perché quel modo suo di accompagnare la chitarra, non so se piace il pezzo storico a te, sì, esatto, quell'andamento lì, quel è perfetto per questo tipo di chitarra, perché la prima corda c'è problema. Prova a camminare, prova a camminare. Prova a camminare.